Un'altra strage, un altro massacro di innocenti. 21 mesi di guerra civile in Siria hanno già consegnato alle cronache un interminabile catalogo di orrori. Eppure si trova sempre lo spazio per aggiungerne di nuovi, senza che la fine sembri per questo più vicina. Da 4 giorni ad Al-Faya era finita la farina. Era bastato che si spargesse la voce dell'arrivo dei rifornimenti perché fuori della panetteria si radunassero centinaia di persone. Una folla di donne e bambini in festa. Oggi, finalmente, a casa non sarebbe mancato il pane. I MIG sono arrivati dal nulla. Neanche il tempo di sentirne il rombo, di mettersi al riparo. La strada è esplosa e l'inferno ha inghiottito tutto. Contare i corpi sparsi sull'asfalto e sepolti sotto le macerie è impossibile, ma secondo le prime testimonianze potrebbero essere più di 300. Non è la prima volta che il regime si accanisce sulle file per il pane. 10 bombardamenti e centinaia di vittime soltanto ad agosto nella zona di Aleppo, quando era quello il punto più caldo del fronte. Ora il fronte non c'è più. Tutta la Siria è una trincea. Al-Faya, nella provincia di Hama, era stata conquistata dai ribelli la scorsa settimana. La popolazione aveva festeggiato quella che credeva la fine di un incubo. Le bombe di Assad, oggi, l'hanno fatta ripiombare dentro.